Arriva con il Chievo Verona la prima sconfitta in campionato del Brescia Calcio Femminile in Serie B. Sul campo di Rodengo le clivenze si impongono per 4-1 grazie alle reti di Peretti e Pecchin nel primo tempo e nella ripresa la doppietta di Mascanzoni a cavallo della mezz'ora. Per le leonesse in gol previtali su rigore nel finale di prima frazione di gioco. Un KO che fa male soprattutto per il punteggio molto punitivo, ma il Brescia ha avuto le chance per pareggiare l'incontro dopo il gol dell'1-2, ma non è riuscito a concretizzarle. Mister Simone Bragantini opera qualche cambio rispetto alla trasferta vittoriosa di Tavagnacco di 7 giorni fa. Braida, Parzani e Magri partono dalla panchina e al loro posto giocano dal primo minuto Ronca, Brevi e Ghisi. In porta c'è Meleddu, linea 3 difensiva con Brevi, Locatelli e Galbiati, a centrocampo Farina da un lato e Assoni dall'altro, con diga centrale formata da Ghisi, Previtali e Cristina Merli, a supporto delle due punte Luana Merli e Ronca. Arbitra il signor Catanzaro della sezione di Catanzaro. I due capitani di giornata, Brevi e Boni, ex leonessa, hanno indossato la fascia speciale arancione per celebrare la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, aderendo così alla campagna In Difesa promossa dalla FIGC in collaborazione con Terre des Hommes per abbattere ogni stereotipo, condizionamento e discriminazione di genere. Per l'occasione è stato anche lanciato l'hashtag Io gioco alla pari ed è stato attivato il numero di SMS 45591 per sostenere i sogni delle bambine e delle ragazze. Al secondo minuto il Chievo passa in vantaggio, pallone perso a centrocampo dal Brescia, contropiede delle clivenzi che porta al tiro Peretti dal limite che col sinistro infila l'angolino basso. Il gol è una doccia fredda per le leonesse che però non si perdono d'animo. All'11esimo discesa di Luana Merli sulla sinistra, ma il suo cross basso in mezzo non trova compagne. Al 16esimo bel cambio di campo di Previtali per Farina che entra in area e col destro spara sul primo palo ma non trova la porta. Un minuto dopo recupero palla offensivo del Brescia, pallone per Ronca che salta un avversario e scarica di sinistra un pallone che Galloni devia in angolo in tuffo. Sul corner seguente Galbiati stacca di testa ma non riesce ad indirizzare in porta. Poco dopo Bragantini è costretto al primo cambio di giornata a causa dell'infortunio ad Assoni, per lei profondo taglio sopra l'arcata sopraccigliare sinistra, al suo posto Massussi. Al 30esimo tiro cross di Tardini ma è brava Meleddu a togliere il pallone da sotto la traversa, ma sul corner successivo Pecchini a porta vuota insacca di testa il 2-0. Al 34esimo Previtali fa viaggiare Cristina Merli con un bel filtrante, passaggio corto all'indietro respinto dalla difesa, pallone raccolto da Ronca che calcia col sinistro ma mastica il pallone che si perde sul fondo. Al 45esimo l'episodio che riapre la partita, fallo in area su Cristina Merli e dal dischetto si presenta Previtali che spiazza Galloni. Il Brescia ci crede e prima della fine del primo tempo colleziona un'altra palla gol. Luana Merli scatta sul filo del fuorigioco sul filtrante di Ronca ma controlla il pallone una volta di troppo e calcia addosso a Galloni in uscita disperata. Nella ripresa Bragantini mette in campo subito in avvio Braida e Parzani per Ronca e Farina, al sesto tiro dal limite di Cristina Merli, centrale. Al settimo brivido per il Brescia con il tiro cross di Mascanzoni che coglie la traversa e un minuto dopo è superlativo all'estremo difensore bianco-blu ancora una volta su Mascanzoni da distanza ravvicinata. Al 12esimo Braida va vicinissimo al pareggio direttamente sul calcio di punizione ma il pallone è alto di poco. Sotto un diluvio che via via si fa sempre più intenso, al 28esimo il Chievo chiude la partita, tapin vincente di Mascanzoni sul pallone non trattenuto da Meleddu che veniva da un lancio di Bertolotti. Un minuto dopo ci prova Pasquali, appena entrata al posto di Brevi, ma Galloni para in due tempi. Al 31esimo le ospiti segnano il quarto gol, contropiede veloce con Boni che offre un pallone facile a Mascanzoni che a tu per tu con Meleddu non sbaglia. Al 33esimo Luana Merli controlla un pallone difficile ma Galloni è attenta in uscita bassa. L'ultimo sussulto è al 37esimo ancora su corner con Galbiati che va di testa ma Galloni blocca. Finisce così con le leonesse che raccolgono comunque gli applausi e gli incitamenti dei loro sostenitori. Ora l'imperativo sarà analizzare la partita per poi metterla da parte e lavorare ancora più duramente in vista della difficile trasferta di domenica prossima in casa della Lazio.